In questo articolo del 1994 di Jean Héreau andremo a studiare, come dice il titolo, l'immagine motoria nel contesto motorio. L'obiettivo dell'articolo è quello sia di indagare il concetto di rappresentazione mentale nell'azione, sia quello di esaminare le sue implicazioni nella creazione di un modello che genera le azioni. Per prima cosa, chiariamo il concetto di immagine motoria. Essa fa parte del più vasto concetto di rappresentazione motoria, la quale è collegata al comprendere e al preparare i movimenti. Questo è normalmente un processo non consapevole, ma l'accesso cosciente è possibile grazie all'immagine motoria, dal momento che vige la stessa relazione funzionale e lo stesso ruolo di causalità nel compimento del movimento. È possibile differenziare le immagini motorie, per esempio, determinando la distanza del soggetto dall'azione. Si parla infatti di external imagery quando il soggetto è spettatore dell'esperienza motoria e di internal imagery quando invece ne è protagonista. L'immagine motoria fa parte di quest'ultima tipologia e per generarsi richiede una rappresentazione del corpo come generatore di forma d'azione. Possiamo conoscere l'immagine motoria anche attraverso un approccio di tipo cognitivo, in cui si utilizza un metodo psicologico, quindi mentale ed emozionale, per svelare la struttura e il contenuto del fenomeno, o di tipo fisiologico, in cui c'è un'osservazione delle correlazioni corporee con l'immagine mentale e delle loro implicazioni per capirne struttura e contenuto. Vediamo com'è possibile accedere al contenuto delle immagini motorie. Secondo la teoria dualistica riguardante l'indagine della parte cosciente dell'immagine motoria, l'apparato cognitivo si sviluppa grazie a due modi di generazione, verbale e non verbale. Del secondo modo fa parte la rappresentazione. Da questa, come già detto, derivano le immagini mentali, che sono generate usando unità a modalità specifico chiamate images di Paepio. Esse sono oggetti naturali o parti di essi utilizzati per creare le immagini mentali. La teoria inoltre afferma che le modalità verbale e non sono indipendenti e attivabili separatamente, ma allo stesso tempo sono interconnesse dal momento che si può descrivere verbalmente un'immagine mentale e si può costruire un'immagine da un'istruzione verbale. È difficile spiegare a parole delle immagini motorie, ma possiamo provare a farlo utilizzando metodi indiretti, come la comparazione ad un movimento reale o la misurazione del tempo di esecuzione. Andiamo a vedere in cosa consiste l'analisi cronometrica. Essa può essere effettuata attraverso il confronto del tempo di reazioni tra movimento reale e immaginato. È stato osservato che il tempo di esecuzione è direttamente proporzionale al grado di difficoltà della performance richiesta, e ciò viene spiegato nella legge di Fitt. Per esempio, quando siamo in macchina e dobbiamo passare in una strettoia, pur sapendo di avere spazio sufficiente, automaticamente rallentiamo. Questo accade anche se il movimento è solo immaginato, perché entrambe le modalità sottostanno a simili relazioni grandezza-precisione e perché l'esecuzione in generale è codificata a livello centrale durante la preparazione dell'azione. Per cui è possibile generare un fondamento logico per l'espressione di una regola motoria universale come la legge di Fitt. Per dimostrarlo, hanno tentato di misurare la durata di un'azione effettuata a livello puramente mentale rispetto ad una reale attraverso la sperimentazione di una camminata verso una porta. È stato visto che la durata dell'azione mentale è simile a quella effettivamente eseguita e che la durata aumenta in funzione dell'aumentare della difficoltà del compito in entrambe le prove. Allo stesso modo, hanno voluto verificare la legge di Fitt in azioni puramente mentali tramite visore. Il risultato è stato che i pazienti hanno impiegato più tempo ad oltrepassare una porta vicina ma stretta piuttosto che una larga alla stessa distanza. Ma esattamente in che momento durante la generazione dell'azione avviene la rappresentazione? Visto che l'azione si modifica in base ai requisiti dell'obiettivo e che serve tanto più tempo per agire quanto maggiori sono le informazioni da processare, l'ipotesi è che ci sia una conoscenza implicita per compiere azioni con lo stesso grado di difficoltà e allora utilizziamo le immagini motorie per capire il contenuto delle rappresentazioni. È stato dimostrato che esistono anche correlazioni fisiologiche tra azioni immaginate e reali. Per esempio, attraverso l'elettromiografia si sono registrati dei micromovimenti nell'arto che si è pensato di muovere, proporzionali allo sforzo effettuato, evidenziando similitudini tra prova mentale e pratica. È stato registrato anche un aumento dell'attività autonomica come la frequenza cardiaca e respiratoria, non solo nell'esecuzione, ma anche nell'immaginazione dell'azione, e
e non perché ci siano stati cambi metabolici, ma perché abbiamo lo stesso tipo di preparazione motoria. Anche nella risonanza magnetica e nella PET è stata osservata un'attivazione delle aree motorie cerebrali durante la richiesta del compito ideale o reale. A questo punto possiamo affermare che esiste una forte relazione tra immagine motoria e substrato neurale e che quindi un cambiamento centrale possa condizionare la performance motoria. Questo è stato evidenziato anche da vari esperimenti che hanno confermato come l'esercizio mentale agisca sia a livello globale, ad esempio si riscontra un aumento della forza, sia specifico, come il cambiamento del tempo in azione, di azione, grazie a un effetto centrale in cui aumentano i circuiti neuronali con conseguente aumento dell'efficacia sinaptica nelle parti critiche del sistema. Possiamo spiegare in questo modo anche come faccia la forza ad aumentare dopo un training mentale. Non ci sono cambiamenti neuronali che la modificano, sono la pianificazione e la programmazione motoria che la gestiscono a livelli più alti. L'importanza nella teoria centrale della programmazione del movimento è supportata da alcuni esperimenti effettuati sulle scimmie. Essi hanno dimostrato che una porzione di unità motoria del bicipite si attiva durante la spiegazione del movimento. Queste unità hanno una soglia di attivazione bassa e la loro eccitazione si è fermata prima di iniziare il movimento volontario. Si è creata quindi una preparazione muscolare all'azione, dal momento che questa attivazione bassa ha aumentato la tensione muscolare, diminuendo il tempo di risposta al comando. Gli autori hanno anche cercato di costruire un modello per la generazione e il controllo di azioni dirette ad un obiettivo compatibile con i contenuti dell'immagine mentale. In quest'ultima, la rappresentazione motoria, usata sia per reagire che per immaginare, è unica, ma i due modi di praticarla sono dettati dalle circostanze in cui sono generati. Ogni rappresentazione motoria funge da modello interiore per poter raggiungere l'obiettivo dell'azione. È quindi un meccanismo di controllo formato dagli schemi dei singoli movimenti che compongono quell'azione. Questi schemi parziali sono collegati tra loro da legami verticali, cioè basati sulle attivazioni secondo un'importanza gerarchica, e orizzontali, ovvero basati sull'ordine della sequenza di azione. I legami verticali sono molto importanti, perché sono sempre nuovi, dal momento che le intenzioni di un'azione sono diverse, quindi è difficile avere schemi prefissati. In base a questa considerazione esistono tante memorie motorie quanti livelli di espressione motoria e queste memorie sono usate come termine di paragone per il controllo delle azioni spiegate. Cosa succede quindi quando dobbiamo esplicare un'azione programmata mentalmente? Se questa riesce ad essere svolta in maniera completa secondo le nostre intenzioni, allora la percezione e i ricordi motori coincidono e questi ultimi vengono eliminati. Se l'azione invece non viene svolta in maniera completa, allora persiste un'attività residua nei ricordi della memoria motoria, si riattivano i moduli corrispettivi e si genera una correzione. Se invece non riusciamo a svolgere quell'azione, la memoria motoria rimane attivata e tutto il sistema si mantiene attivo. Questo accade perché se abbiamo una perturbazione esterna rispetto al nostro modello, allora non c'è corrispondenza tra percezione e raffigurazione mentale e quindi la memoria motoria non viene cancellata. Il segnale di errore verrà trasmesso a livello di programmazione deputato, il quale apporrà le corrette modifiche finché l'esecuzione non risulta finalmente corretta. Questo processo deve essere molto veloce, altrimenti il sistema resterà attivo ed il segnale di errore si propagherà ai livelli più alti. Il meccanismo è conosciuto come corollary discharge o efference copy e stabilisce che i segnali generati dai centri motori forniscono informazioni riguardo movimenti futuri prima di aver raggiunto gli effettori. Questa correzione interna avrebbe il vantaggio di minimizzare i ritardi di correzioni quando una perturbazione interviene durante l'esecuzione di un movimento e permette un confronto dinamico tra segnali e movimento desiderato. A quel punto il movimento si compie quando obiettivo e intenzione combaciano. Tale modello riveste una grande importanza per l'immagine motoria. Normalmente, quando eseguiamo un'azione, non abbiamo consapevolezza dell'immagine motoria e dei vari livelli di rappresentazione, perché ciò ritarderebbe l'esecuzione dell'azione, soprattutto se in quel momento sono richiesti movimenti veloci o correttivi. Se invece abbiamo difficoltà a compiere un'azione, la persistenza dell'attivazione di livelli motori pertinenti è importante, perché è la base per immagini motorie consapevoli e quindi accessibili coscientemente. Senza tutto ciò sarebbe impossibile generare azioni corrette volte ad un obiettivo.
È stato infatti dimostrato sperimentalmente la rilevanza dell'immagine motoria e della simulazione mentale nell'apprendimento motorio attraverso il miglioramento dell'efficacia sinaptica. Durante l'immagine motoria si è vista un'attivazione gamma e mentre nei movimenti reali gli stimoli vanno dal midollo verso i muscoli antagonisti, nei movimenti simulati i segnali nascono dai muscoli agonisti e questo va a rinforzare la memoria motoria. Infine, questo modello suggerisce un'ulteriore conclusione. Imparare tramite l'esecuzione non è differente da imparare tramite la simulazione mentale, perché le basi neurofisiologiche sono le stesse in entrambi i casi. Grazie per l'attenzione.